Il progetto è nato da un'idea, insomma, dello staff dell'Orchestra Sinfonica Rossini. Volevamo dare risalto e promuovere le aziende vinicole e le eccellenze vinicole del territorio. E il nostro modo migliore, quello che ci viene meglio, insomma, è attraverso la musica. Allora ci è venuta l'idea di creare una rassegna di concerti che unisse in un fil rouge tutte queste aziende eccezionali, devo dire, perché io la maggior parte non le conoscevo. Sono state una piacevolissima sorpresa per me. E quindi abbiamo creato quest'unione attraverso questa rassegna di, ormai sono 18 concerti, diciamo 17 perché uno è in collaborazione con Cali City, che è dell'APA Hotel del Comune di Pesaro. Quindi diciamo l'idea è stata questa e poi si è allargata, abbiamo avuto un'adesione molto grande fino ad arrivare a 18 concerti. Ringraziamo naturalmente il Ministero della Cultura che ci sostiene ormai dal 2005, naturalmente la Regione Marche, l'Assessorato alla Cultura con la Latini, insomma, che ci sostiene nei nostri progetti, e la provincia di Pesaro Urbino, Comune di Pesaro in modo particolare. Oggi siamo nell'azienda agricola De Leiva sul San Bartolo, lui Davide Leva il titolare, e Comune di Fano per quel che riguarda l'attività a Fano e il Comune di Terre Roveresche per quel che riguarda la zona della cantina Fiorini ed altre. È un bellissimo evento che è partito quasi per scherzo davanti a un bicchiere di vino insieme al collega Bruno Maron, e cercavamo di capire appunto cosa organizzare, cosa creare, cosa fare, e da lì, dopo diversi mesi di bicchierini di vino e parole e ragionamenti, è nato un bellissimo progetto sul pesarese, e dove abbiamo anche ragionato sul poter di inserire anche altre tipologie di aziende, e da lì è nata una campagna praticamente per il periodo estivo e appunto per quest'anno, con tantissime altre aziende che partecipano in concomitanza con appunto l'Orchestra Rossini e fanno degustazioni e assaggi di vini. Questa sera è la prima serata dell'evento e siamo all'interno del Parco del Monte San Bartolo, azienda agricola dell'Eiva, e è un evento molto bello che serve per noi come azienda per dare il via all'inaugurazione al periodo primaverile estivo che si terrà appunto quest'estate e per tutte le varie degustazioni che si terranno dal mercoledì alla domenica. Io vorrei fare un piccolo lancio perché naturalmente questa è andata benissimo, però insomma vorrei che andassero bene anche le altre, mi farebbe molto piacere. E il 28 maggio siamo all'azienda vinicola Aniballi, sempre con lo stesso impianto, quindi alle ore 19 degustazione in armonia, in tranquillità con la natura, e poi verso le 8:30 così il concerto.